Ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, mezza Francia è rossa, è zona rossa. Madrid semiblindata, negli Stati Uniti quasi 200.000 morti. Da domani in Francia ci saranno regole più flessibili su scuole elementari e materne. La chiusura di una classe potrà essere decisa soltanto a partire da 3 casi di positività. Restrizioni fino al 4 ottobre anche in Grecia. In Inghilterra gli esperti avvertono, se non si cambia direzione potrebbero esserci 50.000 contagi e 200 morti al giorno in autunno. Gli USA restano il paese al mondo più colpito da Covid-19. Referendum regionali, insomma, buona l'affluenza ai seggi, giornaloni come Craxi nel 1991, nessuno li ascolta, dice buona la prima, insomma oggi dalle 7 alle 15 sono state le urne aperte, insomma la prima volta al voto con la mascherina per 46 milioni di italiani, non è stato l'Armageddon auspicato da parte della stampa italiana che a edicole unificate si è opposta alla riduzione dei parlamentari promossa e voluta da tutti per 40 anni. Luca Palamara, il GIP di Perugia, ha disposto la trascrizione di tutte le intercettazioni, comprese quelle con il Trojan, il giudice per le indagini preliminari di Perugia. Lidia Brutti ha disposto la trascrizione di tutte le intercettazioni telefoniche e telematiche al centro dell'inchiesta della Procura di Perugia, che coinvolge l'ex consigliere del CSM, Luca Palamara. In agosto aumento dei contagi da Covid sul lavoro, nella ristorazione, nell'alberghiero, cala l'incidenza nel settore sanitario. I tecnici della salute restano i più colpiti, ma sono il 56% del totale, mentre tra marzo e maggio rappresentavano il 71,6% dei contagiati sul posto di lavoro. Incrementi anche nel settore del noleggio, delle agenzie di viaggio e dei servizi di supporto alle imprese. I decessi salgono di 27 in un mese. Tra le regioni si conferma il primato negativo della Lombardia con il 36% dei casi. I nuovi lockdown affossano le borse europee, a picco i titoli legati ai viaggi e le banche, sarà anche il calendario, ma la mattinata delle borse europee è davvero autunnale, con forti cali su tutte le principali piazze del vecchio continente. A metà seduta Francoforte lascia sul terreno oltre il 3%, Londra quasi il 3,5%, Parigi perde a sua volta oltre il 3%. A Milano la flessione del 3,4%, tutti i titoli sono in rosso. Vendite particolarmente forti su CNH e Leonardo, che prendono oltre il 6%, poi su Banco BPM e Unicredit in discesa di oltre il 5%. A preoccupare lo sviluppo dei contagi da Covid registrato nel fine settimana e il ritorno di lockdown a macchia di leopardo in Francia e Spagna. Operaio 47enne uccide il figlio di 11 anni e poi si spara nel torinese, lo aveva annunciato con una lettera su Facebook, la madre ha detto vigliacco, l'allarme è scattato intorno alle 2 di notte. L'uomo si era separato dalla compagna, madre del bambino, circa un anno e mezzo fa e soffriva di depressione. La madre ha detto vigliacco, ha dato la colpa a me. Ricerca e sviluppo, spesa in calo nel 2020, colpa del Covid, ma le aziende italiane sono da sempre in ritardo. Il dato previsionale dell'Istat sul 2020 interrompe un biennio di crescita. Le imprese accusano l'effetto della pandemia, ma la spesa italiana rimane cronicamente inferiore a quella dei concorrenti europei. Anche così si spiega la bassa produttività del paese. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.